nel rispetto delle linee di indirizzo del governo che si è appena insediato, si dovrebbe dare applicazione ad una norma che consentirà di costituire la società ADM Qualitalia S.p.A., la società in-house con cui i nostri laboratori chimici potranno identificare processi di certificazione delle filiere. È evidente che in un settore come questo condividere, definire, individuare un processo di certificazione diventa fondamentale per evitare confusione tra riciclo e rifiuto. Questo è probabilmente uno dei temi più rilevanti e che può rappresentare un volano importante allo sviluppo del Paese. L'amministrazione che dirigo ovviamente farà del suo meglio, come ha fatto in questi difficili anni, e quindi spero veramente che nei prossimi mesi si possa avviare questo tavolo tecnico per supportare ancora meglio il processo di creazione del valore che il vostro settore rappresenta. Io sono convinto che molte cose ancora si possano fare. Innanzitutto cercare di raggiungere una maggiore omogeneità regolatoria a livello comunitario. Perché anche in questo tema essere campioni dal punto di vista nazionale serve a scrivere un libro di teoria della regolamentazione, ma a noi invece interessa avere una regolamentazione uniforme a livello unionale che consenta quindi di valorizzare questa capacità di creazione del valore che giustamente deve essere comunicata e rappresentata. L'eterogeneità normativa unionale ha anche degli impatti su una, però su questo si può fare meno, frammentazione regolatoria a livello internazionale, che chiaro influenza i mercati, mercati che quindi sono condizionati da tratti di penna. Loro lo sanno benissimo relativamente al mercato di sbocco in Cina. In poco tempo da essere mercato di riferimento è diventato mercato di difficile accesso. Anche questi temi, a mio avviso, devono essere affrontati e su questo l'agenzia può dare un contributo.